parola Emiliano. Buongiorno a tutti, speriamo di farvi digerire anche questa relazione, perché insomma l'ora è un po' tarda, però poteva andare peggio, potevano esserci anche più candidati, no? Quindi bene così. Cercherò nella mia relazione, che ho dovuto scrivere un po' per l'emozione, un po' perché insomma cerchiamo di fare anche un ragionamento articolato, di instillare qualche seme, qualche piccolo seme di cambiamento, non si sa mai, fosse magari quello di Senate. Fare bene, fare meglio quello che facciamo già, portare a termine i progetti avviati, ridare alle nostre acri, alle sue reti associative e dei servizi il ruolo che meritano in un tempo difficile ma propizio, riconsegnarle una centralità politica ed una presenza attiva e significativa sui territori per essere protagonisti in questo momento storico senza paura. Al di là delle parole, sono queste le priorità di un programma che attinge le radici nella nostra storia, in coerenza con gli impegni che, nel rispetto delle fedeltà associative e delle indicazioni strategiche, insieme a tutti voi, mi impegno ad assumere, specialmente adesso. Oggi mi viene data l'occasione di parlare ai delegati di tutta Italia e spero di riuscire a trasmettere tutto l'amore che provo per queste acri. Un amore che, insieme al coraggio di tante amiche e di tanti amici, mi porta ad impegnarmi in prima linea nel dare una possibile, diversa prospettiva alla nostra associazione. La fase difficile e complessa che stiamo attraversando ci impone la ricerca di soluzioni sostenibili e innovative, frutto di analisi approfondite nonché di scelte coraggiose che dovranno scaturire da un confronto partecipato, continuo, se necessario serrato, che devono sempre come fine ultimo avere il bene di tutta la nostra associazione. Laddove in questi anni il confronto è stato letto talvolta come conflitto o contrapposizione o talvolta come sterile opposizione, invece di essere apprezzato e valorizzato come strumento di dialogo e partecipazione, è stata evidentemente mortificata la possibilità che esso fosse occasione di crescita collettiva e di opportunità per lavorare tutti insieme, costruttivamente e democraticamente, al nostro futuro. La mia candidatura non nasce per dividere, anche se si è fatta carico di un certo dissenso crescente, causato dall'aver visto nel corso di questi anni le acri sempre più a rischio di insignificante frammentazione e immobilismo. La mia vuole essere una candidatura che apre al confronto, al dialogo costruttivo, senza demagogie o timori, dando la possibilità a tutti noi, attraverso dinamiche trasparenti e di condivisione, di non appiattirci e di essere un pochino più esigenti verso gli altri, di portare avanti al meglio gli impegni presi per far emergere da questo congresso le diverse sensibilità associative accomunate dall'unica certezza, quella che le acri hanno ancora un grande compito davanti a loro. Eppure l'impressione che è maturata nelle diverse fasi di questo percorso congressuale è che, mentre facciamo nostro il motto niente paura, di realtà la paura sembra che ne abbiamo molta. Ma di cosa si dovrebbe avere paura? Di prendere iniziativa? Di stare da una parte? Di valutare o di proporre nuove strade? La mia unica grande paura è di vedere le acri vivere i momenti più importanti della sua democrazia associativa come un congresso, alla stregua di un rito al quale conformarsi. Abbiamo un'opportunità oggi, che è quella di riflettere per questa grande associazione di promozione sociale e per decidere con quali categorie studiare la società, le nostre comunità, al fine di elaborare strategie comuni, nuove risposte alle domande che gli aclisti e i cittadini italiani ed europei pongono a noi e alla politica. Era la fine del 2007 quando si iniziava a parlare di crisi e tutti ci aspettavamo una sola cosa: che passasse. Veloce. Economisti e studiosi assicuravano: tutte le crisi economiche sono cicliche, se non finirà il prossimo anno sarà quello dopo. Ma non è stato così. La crisi non è un tempo nel quale aspettare col motto «io speriamo che me la cavo». La storia ci ha insegnato che la crisi, come un lento male invisibile, accresciuto dalla corruzione e dalla speculazione finanziaria internazionale, si è incarnata nella dialettica politica, a livello nazionale e locale, incuneata nella vita delle persone, nelle dinamiche economiche delle imprese, tra le funzioni vitali delle associazioni, compresa la nostra.
La crisi ci ha già lasciato in eredità un nuovo status, quello della precarietà sociale permanente. Dentro questa crisi abbiamo smesso di cercare una pienezza di vita che si sostanza in quella grande idea, che un po' si è assottigliata, ma che sta alla base della nostra Costituzione, di emancipazione e piena libertà individuale e collettiva degli uomini. L'idea, cioè, di fondare il nostro vivere comune sulla realizzazione di una vita piena e felice per tutti. Ci siamo arresi, lasciando assumere alla felicità un significato limitato, rendendola prerogativa di pochi. Questo anche perché, mai come adesso, la felicità è stata assimilata ad un preciso stile di vita da esibire ed è confusa spesso con la ricchezza. Dovremmo invece ripartire da ridare dignità ed attenzione in primis alle situazioni di nuova emarginazione sociale, agli sfrattati, ai disoccupati, ai genitori lasciati soli con un figlio disabile, ai padri smarriti che finiscono i pochi soldi nelle macchinette da gioco, ai giovani che non hanno più forza di cercare il proprio futuro o agli invisibili, senza diritti nelle mani dei propri caporali. Questi sono i nuovi esclusi, che non conoscono o hanno perso il significato di felicità, perché in essi non c'è speranza. E questa è la più grande forma di miseria. Quella speranza che si alimenta ad averci riconosciuto un posto dignitoso nel mondo. Questa crisi ci ha ammalato così tanto che abbiamo finito col cadere, come ci ha ricordato Papa Francesco, nella globalizzazione dell'indifferenza, con la complicità anche della rappresentazione del dolore proposta da TV e social network. Ci abituiamo così a sentimenti come la pietà e a soffocare reazioni di rabbia, rimanendo passivi dalla possibilità di un cambiamento. Questa indifferenza ci ha spodestato della capacità di fare politica e attraverso questa di cercare nuove risposte per resistere all'idea di lasciarci governare unicamente da una finanza speculativa che impone scelte tecniche che disumanizzano la politica stessa allontanandola dalle persone. Concetti molto lontani dalla dignità che si deve ad un essere umano, come già ci ammoniva il presidente delle ACI di Firenze, Giorgio La Pira. I profeti del nostro tempo sono coloro che hanno protestato contro lo schiacciamento dell'uomo sotto il peso delle leggi economiche e degli apparati tecnici 40 anni fa. La situazione che stiamo vivendo, la crisi del nostro sistema economico, ha tra le cause principali lo scellerato gioco della finanza mondiale che provoca e sfrutta situazioni di crisi per poter spostare ingenti capitali e drenare risorse reali agli stati. Questo sistema economico liberista ci sta ancora trascinando in un vortice inarrestabile, ma noi sappiamo o intuiamo che non è così. Senza riscoprire quale ruolo ha l'uomo per la politica e l'economia, questa economia uccide, come ci ricorda sempre Papa Francesco. Il caso più eclatante che abbiamo osservato in questi anni di crisi è il contrapporsi della Grecia con il proprio governo eletto democraticamente e le istituzioni europee, che si sono presentate a questo appuntamento storico con le istituzioni finanziarie, la Banca Europea, l'Eurogruppo, con i ministri finanziari, con i presidenti dei paesi più pesanti economicamente, Francia e Germania, e per finire organismi come la Troica. È bene ricordare che questa forza subdola, l'economia speculativa e finanziaria, usa due armi: il default totale, con la minaccia per i paesi dell'impossibilità di pagare i debiti sovrani, con conseguenze sul pagamento di stipendi, pensioni, incapacità di fare investimenti nello sviluppo, ma opera anche tramite promesse di aiuti e infine salvezza, a patto che si operino tagli nella spesa sociale e che si svendano i patrimoni pubblici e che si inizino a tagliare i diritti dei lavoratori in virtù di un'esaltata flessibilità che si trasforma sempre in una forte mancanza di tutele minime. Tutto questo ci dice che oggi lo Stato non risponde solo ai propri cittadini, dei quali non può più avere cura in senso pieno, ma risponde principalmente ai propri creditori, i quali stimolano la domanda e poi impongono le più rigide condizioni economiche per attuarle, limitando appunto la sua sovranità. Da parte sua la politica reagisce male e poco. Non voglio scendere in banali ragionamenti sull'etica pubblica, ma certo abbiamo tutti presente il leaderismo dilagante, la crisi di rappresentatività dei partiti, la onnipresente corruzione, la fragile democrazia interna dei partiti, l'incapacità di formare una classe dirigente giovane e realmente competente. È evidente come oggi la politica viva del contingente e senza una visione di futuro.
Per questo credo sia urgente aprire un dibattito sulle grandi riforme che dall'autunno prossimo chiameranno i cittadini italiani a votare per il referendum confermativo. Pur non avendo ancora una posizione associativa condivisa, mi sento in linea di principio di dire un no alle riforme prendere o lasciare, no alla strumentalizzazione politica della nostra Costituzione da qualunque parte essa arrivi. Le riforme istituzionali sono una delle questioni più importanti di questa legislatura e forse anche dell'azione dell'attuale governo. Oggi è difficile avere una posizione univoca su questa complessa materia. Il nostro impegno sarà quello di sviluppare nei prossimi mesi occasioni di dibattito sui territori e un approfondimento serio e dialogante con tutte le parti in causa durante il prossimo convegno di studi di settembre. Dovremo insomma fare in modo che il voto referendario di ottobre sia il più possibile informato e consapevole. Una riforma costituzionale che modifica il meccanismo di produzione delle leggi, che ridimensiona gli organi della rappresentanza con la riduzione del ruolo e della funzione del Senato, insieme alla nuova legge elettorale maggioritaria che premia la lista vincente e che assegna al suo leader la funzione del Presidente del Consiglio, sposta anche formalmente la centralità degli equilibri politici dal Parlamento al Governo, rendendo quest'ultimo più stabile e meno sottoposto ai vincoli e alle mediazioni politiche. Questo nuovo assetto rende necessaria una robusta rete di contrappesi istituzionali, di controllo del potere e di tutela delle minoranze e presuppone un investimento concreto nelle relazioni tra cittadini e istituzioni. Presidiare e animare il dibattito dell'intero processo che porterà al referendum sarà nei prossimi mesi un preciso compito delegato a tutti i livelli. Da laici cristiani, da acristi, come possiamo rispondere alle fide del nostro tempo, questo tempo che siamo chiamati a vivere? Beh, prima di tutto non possiamo non tener conto del Magistero della Chiesa. Già nella Caritas in Veritate abbiamo trovato precise indicazioni per analizzare la crisi alla luce di una visione antropocentrica dell'economia, ma non può sfuggirci nella stessa enciclica la sottolineatura all'introduzione del dono nella vita economica. Per noi delle Acri la sfida sarà costruire dialoghi e azioni solidali, partendo dalle relazioni personali, dal servizio alle comunità fino alla capacità di incidere sulla vita pubblica, facendoci attori di fraternità. La fraternità è una dimensione comunitaria fondamentale perché ci aiuta a creare un'umanità più autentica, intessuta da relazioni positive da e verso gli altri. Una vera società fraterna è una società piena di speranza e quindi di prospettive per il futuro. La fraternità ci riporta a vivere la comunità ed il presente avendo come misura i piccoli e gli ultimi, quelli che non hanno voce e non hanno mezzi. Ma anche noi dobbiamo riconoscere la condizione di piccoli. Abbiamo bisogno di farci piccoli per leggere la vita dell'uomo oggi, per saperla accogliere, per creare rapporti fraterni e dare risposte concrete ai bisogni. E su questo Padre Pio Parisi potrebbe ancora aiutarci. Tra le nostre responsabilità c'è ancora quella di avviare azioni che non si limitano a informare, ma che educhino al cambiamento in quell'ottica che il Papa chiama di cittadinanza ecologica. Dobbiamo provare a ritessere i fili della responsabilità e dell'etica pubblica, coinvolgendo istituzioni, strutture sociali, famiglie, rimettendo al centro del nostro impegno quell'essere movimento educativo e sociale iscritto nel nostro statuto. Non ultimo, dovremo orientare la nostra attenzione a una riforma strutturale delle politiche del welfare, perché la sfida all'inclusione sociale sia una priorità nell'agenda politica del governo. Sullo stesso piano dobbiamo continuare fino in fondo la battaglia per arrivare alla realizzazione di misure di contrasto alla povertà e insieme alle organizzazioni che compongono l'Alleanza insistere con il Governo affinché non si fermi all'investimento di risorse residuali e insufficienti. Non deve mancare però una ritrovata capacità per l'Associazione di scoprirsi nuovamente incubatore di imprese sociali per promuoverne e incoraggiarne la creazione. Lo abbiamo fatto sul finire degli anni 80 e negli anni 90, spinti dall'approvazione di leggi come quella sul volontariato, la 381 che costituì le cooperative sociali e nel 2000 con la tanto attesa legge 383 che disciplina il nostro associazionismo di promozione sociale.
L'attuale, ancora discussa riforma del terzo settore può darci una rinnovata spinta a riprenderci un mestiere che in tutte le province abbiamo saputo fare, costituendo, rilanciando imprese, azioni di inclusione o prossimità, servizi di welfare e innovative start-up sociali. A partire dalle nostre imprese e dal nostro valore sociale, dobbiamo dare vita ad una nuova passione, ad un forte impulso capace di promuovere un welfare generativo orientato al riconoscimento dei diritti sociali, avviando anche processi di formazione, riqualificazione, orientamento, accompagnamento al lavoro in grado di rendere autonomo chi oggi è oggetto di politiche di sostegno. Riusciamo a metterci al fianco dei popoli in migrazione? Calcarne i passi nelle rotte maledette che seminano morte in onore di una difficile ricerca di pace e senso? Riusciremo a svegliare le nostre coscienze e capire che questo non è solo un fenomeno, ma il cambio di un'epoca, nella quale se non sapremo metterci in cammino ne saremmo schiacciati? Le ACLI sono coscienti che non basta solo la nostra personale e umana risposta, ma anche un forte richiamo alle istituzioni, a cominciare da una rinnovata e forte presa di posizione di tutta l'Unione Europea. L'idea di Europa che ci ha cullato era sì fondata sulle questioni economiche, ma nel tempo ha saputo crescere nella prospettiva di ricercare una vita migliore per i suoi cittadini. L'Europa nasce come unione dopo l'abbattimento del muro di Berlino, nasce per abbattere altri muri, nasce per unire le persone, per lasciarle libere di circolare, per creare un'identità comune. L'Europa che conosciamo è cresciuta facendoci credere nei valori come dignità, uguaglianza, solidarietà, avendo al centro sempre l'uomo. L'Europa unita si è fondata sui principi di democrazia e Stato di diritto. L'Europa, l'idea di Europa, si fondava sul futuro. Oggi, paradossalmente, l'Europa è molto più piccola. I confini del mondo si sono allargati, le relazioni sono sempre più globali e così l'Europa si trova sempre meno al centro. Per questo, solo la vera unità potrà far crescere e rendere vivi e attuali i valori per i quali è nata: diritti umani, democrazia, solidarietà, welfare, lotta alle discriminazioni, tutela dei lavoratori, rispetto per l'ambiente. Questa idea dovrebbe prevalere su quella dell'Europa dei burocrati, sull'Europa matrigna che castiga gli Stati. Un'Europa che non deve fare la parte del ricco epulone mentre sotto tutto il mondo è in movimento e chiede pace, chiede giustizia, grida dignità. Ricordare la nostra storia di migranti, di uomini liberati, dovrebbe spingerci a dire mai più. Le ACLI hanno nel loro DNA una matrice internazionale, oltre che una presenza nel mondo e in buona parte dell'Europa, che non appare se non nelle grandi organizzazioni sindacali. Il nostro primo impegno su questo versante, oltre che di rafforzamento della rete associativa, deve essere rivolto a ricomporre il quadro delle grandi organizzazioni del lavoro e dei movimenti sociali della società civile. Un contributo importante in questa direzione potrà darlo la nostra FAI, anche utilizzando le nuove opportunità offertaci dal Servizio Civile Internazionale. Dobbiamo farlo subito, senza tentennamenti. Mentre i nazionalismi avanzano e l'incubo Brexit è alle porte, le ACLI devono assumersi la responsabilità di rafforzare le relazioni con e tra le reti internazionali, anche grazie alla nostra esperienza di cooperazione internazionale portata avanti con coraggio e dedizia, dovremo rinnovare il nostro impegno su tutte le frontiere del mondo, a partire dal Mediterraneo. Le ACLI sono energia sociale, così le vedo, con un ruolo forte e propulsivo, una forza della società civile, capace di generare cittadinanza attiva per sostenere la democrazia con azioni precise, mirate, ben studiate e costruite insieme ad altri in modo da ottenere cambiamenti culturali e politici che consentano di rendere sempre più reali i principi costituzionali. Dobbiamo connettere le migliori intelligenze dei nostri servizi, dei nostri uffici studi, con gli ambienti accademici a noi più vicini, contribuendo così a costruire un network che riesca a fare delle proposte di politica economica e al contempo di impegno sul campo, rivolte ai penultimi, che in definitiva siamo anche noi, sono i nostri iscritti. Dobbiamo recuperare la nostra grande capacità di mediazione, che ci aiuta a porci ricerca costante di sintesi elevate nei contesti che viviamo, in modo particolare coinvolgendo e animando tavoli con le altre organizzazioni, per primi i sindacati, in modo da essere più efficaci e recuperare quell'autorevolezza necessaria per uscire dalla delegittimazione costante nella quale ci siamo relegati.
poniamoci insieme questioni fondamentali per il futuro del paese, delle nostre famiglie, delle nostre comunità, e cerchiamo insieme di comprendere quali risorse possiamo mettere a disposizione per iniziare ad essere parte della soluzione e non del problema. Pensiamo ad esempio alla questione cruciale dei giovani. Non si ha sufficiente consapevolezza di questa realtà. Per noi è una priorità. Una prima drammatica questione è quella della crisi demografica, che sta facendo inesorabilmente invecchiare il Paese e che avrà presto conseguenze gravi anche in termini di sostenibilità della spesa pubblica per la sanità, l'assistenza, la previdenza, ma anche i bambini che nascono spesso sono bambini poveri, soprattutto se vivono in famiglie numerose. La povertà dei bambini, materiale e culturale, che è inaccettabile in se stessa per un paese civile, rappresenta una tara terribile sul loro futuro in termini di salute, istruzione, opportunità. I tassi altissimi della disoccupazione giovanile italiana e l'impressionante numero di NEET sono contemporaneamente un dramma per i milioni di ragazzi e ragazze che si trovano in questa condizione, ed è anche un grave handicap per l'Italia, che spreca così le sue risorse migliori. I giovani rischiano, se la loro condizione si cronicizza, di essere definitivamente esclusi da una vita attiva, lavorativa, ma anche sociale, politica, e anche di potervi accedere soltanto con estremo ritardo. Con tutto ciò, questo comporta sul piano della costruzione di un'integrità, di un'identità personale matura, dell'autonomia, dell'esperienza professionale, della possibilità di farsi una famiglia, per non parlare poi anche degli effetti a lungo termine, ad esempio sotto il profilo del futuro previdenziale. Ma anche il Paese soffre di questa situazione, perché si priva di energie fresche e robuste, di creatività, di quella progettualità sociale che diventa anche generatività, sia in senso stretto che in senso lato, intendendosi con questo termine la partecipazione vivace alla crescita del proprio contesto sociale, allo sviluppo economico e all'innovazione. Nei prossimi anni dovremmo stare particolarmente vicini alle famiglie giovani, sempre più rare, che non riescono a cambiare il proprio stile di vita, schiacciate dalla situazione attuale del Paese. Sono famiglie che vedono dilapidarsi i propri guadagni, la generazione delle offerte a basso costo e a rate. Famiglie che hanno perso la possibilità di provare a risparmiare, di avere quel margine minimo che resta e che può aiutare a accumulare una piccola riserva per i tempi difficili. La maggior parte non ci riesce, i più oggi attingono al patrimonio dei genitori per avere respiro. Questo margine di sicurezza sociale si sta assottigliando e sempre più sta scomparendo. La domanda allora che mi pongo è: come faranno i nostri figli? La risposta per noi è incarnare la speranza. Le ACLI oggi possono elaborare un obiettivo strategico che impegni tutto il sistema per offrire servizi educativi, formativi e per il lavoro. Ho una proposta per voi: cercare nell'anno della misericordia una grande opera umana che possa vedere il nostro sistema associativo e dei servizi riorganizzarsi complessivamente quale centro di orientamento al lavoro ACLI, dentro le nostre sedi, un centro che veda organizzarsi competenze riguardanti l'orientamento, la tutela e sicurezza per il lavoro, che attinga le nostre capacità per coprogettare, ricercare capitale umano al fine di sviluppare azioni di autoimprenditorialità orientata all'economia civile. Quindi costruire percorsi di formazione professionale, promuovere lo sviluppo di un apprendistato che rimetta in sinergia scuole e centri di formazione, giovani e imprese. Dobbiamo inoltre promuovere nel Paese una nuova cultura della scuola e del lavoro, perché crediamo che un Paese che non investe sulla cultura e sulle pari opportunità, a cominciare dall'accesso alla scuola e ai processi di formazione professionale, è un Paese senza futuro, perché crediamo che i livelli di abbandono scolastico che stiamo registrando siano uno schiaffo alla nostra storia e in alcune situazioni un valido contributo alla crescita delle mafie. Dobbiamo agire con determinazione, perseveranza e spirito di collaborazione per raggiungere obiettivi alti, smettendola di essere i censori delle condotte altrui senza avere una prospettiva legata all'azione, all'idea di società e di impegno che vogliamo per le altre. Smettiamo di essere il bollettino che riprende come un megafono rotto le cose che dicono tutti. Mettiamo un po' di vita. Mettiamo...
Mettiamo un po' di vita e di passione in quello che facciamo, recuperandola magari dalla ricchezza che abbonda nelle tante iniziative delle nostre aree territoriali. Invece di applaudire, magari dopo mi votate, però ora fatemi fare. Allora, ritroviamo la coerenza tra ciò che andiamo a dire e ciò che enunciamo e scriviamo. Ai volontari dei circoli o a chi lavora in una sede territoriale non interessa che a livello nazionale scriva le cose più belle solo per aprirsi uno spazio su un giornale. Ai nostri soci interessa che le acque nazionali seguano la nostra crescita, la vostra crescita, la vostra azione, e devono coerentemente costruire percorsi visibili di associazione. Perché parliamo del fenomeno migratorio e non siamo stati capaci di accogliere una sola famiglia in casa acque? Questo è l'eco che vorrei fossero le acque nazionali, l'eco della testimonianza. Perché infatti chiedervi sacrifici e non dare poi l'esempio? Sul patronato i tagli e il peso della riorganizzazione, resi necessari dalla riduzione del fondo, sono stati scaricati quasi completamente sui territori. Ma non era più onesto dare una lettura oggettiva della situazione e chiedere sacrifici sostenibili a tutti? Costruire percorsi di uscita dalla situazione di crisi andando a recuperare le migliori risorse invece che creare divisioni reciproche? Il risultato è che dopo operazioni di assai dubbia correttezza politica promosse a qualche mese dal Congresso, oggi la sola certezza che sembra regnare sovrana è che non sappiamo dove sta andando il nostro servizio più importante. Senza un senso ci agitiamo soltanto, eppure oggi più che mai abbiamo bisogno di rimettere in fila le cose, alzare lo sguardo, progettare quello che ancora non c'è, cercando insieme di raggiungere la meta condivisa. Non si può rispondere all'urgenza senza la pazienza della cura. Nelle api che vogliamo dobbiamo iniziare un percorso di destrutturazione, soprattutto della sede nazionale. Il che non vuol dire rinunciare a un ruolo alto, competente, autorevole e che sappia mettere tutto insieme. Mi riferisco alla necessità di immaginare un'associazione che non abbia più una forma piramidale, ma che assomiglia alle maglie di una rete, dove tutti hanno la responsabilità di una parte per la tenuta complessiva del sistema. Dobbiamo partire dalla formazione interna per preparare i dirigenti che sappiano portare pesi, ma molti di questi pesi devono essere portati dall'associazione nel suo complesso. Tutto questo può avere avvio nella definizione di assetti del futuro Consiglio nazionale e della direzione. Immagino un'associazione nella quale non ci sono accordi tra persone, ma patti tra territori, e che questi siano ben definiti, bilanciati tra il progetto, la ricerca delle risorse e la verifica, che magari non la facciamo spesso, di quello che si è fatto. Credo che alcune attività siano prioritarie per la nostra associazione, ma prima ancora è necessario soffermarci sul metodo. Oggi ogni nostro processo, per essere autentico, per far sì che sia condiviso e che porti frutto, deve attraversare quattro fasi: lo studio, il discernimento, la formazione e l'azione. Dobbiamo tornare a studiare, ad informarci, ricercare le cose, le notizie, i numeri, gli approfondimenti, e per questo sarà necessario introdurre momenti specifici negli organi, avere confronti interni ed esterni sui vari temi, avere mezzi a disposizione per diffondere conoscenze e prassi. Dobbiamo poi fare delle scelte, orientare il nostro pensiero e fare passi opportuni sempre dopo essere passati dagli organi. L'azione del discernimento nella nostra associazione sarà importante come bussola del nostro agire. Dobbiamo tornare alla nostra vocazione del fare formazione interna ed esterna, in modo particolare sociale e politica. Non parlo di formazione accademica, ma tra i circoli, nelle nostre realtà, mettendo in rete anche altre esperienze associative ecclesiali. In modo particolare dovremo tornare a formare coloro che andranno a lavorare nelle istituzioni locali e che si impegneranno nella società civile, così da essere al servizio della democrazia, ma al contempo potranno essere occasioni di incontro e di aggregazione tra le persone. Infine, nelle acque, la parte del fare ha sempre riempito di concretezza, di vita incarnata il nostro pensiero. Dobbiamo tornare a questa concretezza muovendoci perché è giusto, meditato, sostenibile, perché ci aiuta a mettere insieme parti del sistema, ad avvicinare i livelli associativi. L'azione ci renderà testimoni credibili nel tempo presente.
Investire tempo, soldi, competenze nella rete per valorizzare la partecipazione interna ed innovare quindi il processo di condivisione. Questo ci consentirebbe più incontri, cioè maggior capacità di relazioni in minor tempo e con modalità semplici ed economiche. È un'opportunità organizzativa che ci può aiutare a decidere meglio, con maggior coinvolgimento e che ci aiuterà a scambiarci le informazioni avendo competenze più diffuse, riuscendo a raggiungere i nostri soci in modo più rapido e frequente e a fare proposte ai nostri utenti, diminuendo la distanza tra noi e loro. La comunicazione può aiutarci a connetterci e a creare vere comunità nelle quali esercitare il nostro ruolo di indirizzo sociale. Un'altra idea è quella, per esempio, di costituire una web TV per valorizzare tutto quello che viene fatto quotidianamente nei nostri territori, le conferenze, i seminari, i dibattiti, le feste, gli incontri, ma anche per lasciare memoria di ciò che quotidianamente le acque sono. Sono molte le indicazioni emerse dalla scorsa assemblea straordinaria, un'assemblea che abbiamo visto mortificata nella sua concretezza, da quella timidezza politica che è sfociata nella paura di fare e nella paura di cambiare. Non mi dilungo perché nel programma che vi ho presentato, che vi ho mandato con la candidatura, cerco di spiegarlo bene e dettagliatamente. Ricordo soltanto alcune cose: le nuove forme di circolo, la possibilità di introdurre le tessere collegate per superare la frammentazione del tesseramento, l'adozione di modalità diverse per la raccolta e la distribuzione del 5 per 1000, l'investimento nella formazione di animatori sociali, la promozione di incontri con i presidenti delle strutture di base, tutto questo rafforzando il ruolo dei livelli regionali associativi, responsabilizzandoli nel ruolo di attori nello sviluppo, nella progettazione e nella tenuta delle reti achiliste, oltre che nell'avere un ruolo specifico nei temi del lavoro e del welfare. Nel campo del patrocinio sociale e dell'accompagnamento dei cittadini all'espletamento dei propri doveri fiscali o amministrativo, ambiti che coinvolgono i due nostri principali servizi, il patronato e il CAF, credo sia arrivato il tempo di giungere a una doppia evoluzione, da un lato da parte della pubblica amministrazione e dall'altro del sistema degli intermediari. La stretta sui finanziamenti destinati ai CAF e ai patronati, compensati dall'opportunità di vendere ai cittadini le nostre consulenti e di aumentare le tariffe, per quanto ingiusta possa rivelarsi per l'utenza, in specie per quella che appartiene alle categorie sociali più fragili, appare essere una decisione irreversibile, favorita anche dai processi di informatizzazione della macchina statale, dal tentativo di ridurre il cuneo fiscale e dalla cosiddetta spending review. Da parte nostra dovremmo saper coniugare nella miglior tradizione della nostra associazione accoglienza e professionalità, attenzione alle persone che incontriamo e attenzione ai lavoratori, ai loro diritti e ai loro doveri, ai volontari, efficienza dell'organizzazione, prezzi calmerati e valorizzazione degli apporti gratuiti e disinteressati. Come sappiamo, un mix non facile da mantenere stabile, ma che con cura ed intelligenza, tenendo in considerazione il diverso sviluppo che abbiamo territorialmente, sono sicuro che riusciremo ad ottenere con soddisfazione di tutti. In questi anni è maturata infatti la consapevolezza che anche i nostri servizi sono un modo fondamentale di fare ACLI, anzi, che le ACLI, nate inscindibilmente per aggregare e rispondere a bisogni, non sarebbero se stesse senza questa loro presenza diffusa di assistenza, accompagnamento, tutela, formazione professionale. Abbiamo superato le sterili contrapposizioni tra associazioni e servizi, tra volontari e dipendenti. Abbiamo compreso che occorre una forte collaborazione tra dirigenti associativi, tecnici, operatori, volontari. Siamo consapevoli che molto del nostro futuro dipende dalla visione strategica che abbiamo sulle nostre opere. E quindi voglio dire con forza che una democrazia matura non lascia soli i propri cittadini nelle fasi cruciali della vita, che sia la ricerca di un lavoro, una malattia o un infortunio, la nascita di un figlio, la scelta di forme di risparmio e previdenza, l'arrivo della pensione o della non autosufficienza o ricongiungimento familiare. Tocca a noi, formazione sociale che crede nella sussidiarietà, di organizzarci per continuare a camminare accanto alle famiglie in questi passaggi fondamentali. Ripenseremo la nostra presenza di CAF, CA, patronato, ENAIP, cooperazione sociale, rendendola più interconnessa e sostenibile. Riarticoleremo insieme l'offerta dei servizi per rispondere meglio ai nuovi bisogni. Sapremo sviluppare progettualità e agiremo in modo imprenditivo, economicamente efficiente.
soprattutto torneremo a rendere questa nostra grande opera sociale occasione per ascoltare fatiche e desideri delle persone che incontriamo e farne oggetto della nostra proposta politica. Le nostre archi non possono stare ferme, è nel nostro DNA il cambiamento. Dobbiamo saper innovare e creare nuove vie di servizio, riprendendo in mano il consumerismo, studiando la mediazione sociale, caratterizzandoci come incubatori sociali. Sono tre le parole chiave del mandato: trasparenza, sobrietà e sostenibilità. Vanno di pari passo e saranno oggetto di specifiche azioni controllabili e misurabili. Per la trasparenza affideremo la comunicazione e la costruzione di un portale apposito da gestire e condividere con tutta la rete acquista, al quale accedere per recuperare informazioni rispetto alle scelte degli organi, ai movimenti economici e occupazionali che riguardano la nostra rete nazionale, comprese i servizi. La sobrietà sarà più di uno stile, sarà una caratterizzazione. I dirigenti devono avere la possibilità di lavorare e operare progettando e avendo le opportune risorse, ma dovranno farlo nella trasparenza e nella consapevolezza che sono a servizio delle ACLI. Vivono come ogni operatore e dipendente delle ACLI. Vivono come ogni operatore e dipendente delle ACLI e devono rispondere del proprio operato. Servono persone competenti che magari hanno già un proprio lavoro, ma che possono, in una fase della propria vita, dedicarsi completamente o in parte alle ACLI, potendo sempre avere una propria via d'uscita, liberando l'associazione dai dirigenti perpetui. La sostenibilità non sarà misurata solo dalla capacità di mettere a posto i conti, ma di progettare il nostro futuro con le risorse che abbiamo, fossero anche poche. Come già ricordato, dovremmo fare azioni forti, usare la responsabilità e la fantasia, ma sono convinto che nel medio periodo potremo lasciare un'associazione ancora sana e dimensionata per le proprie possibilità. Una parte viva delle nostre ACLI sono certo le nostre associazioni specifiche e professionali e i nostri soggetti sociali, e certo non posso rinchiuderle in un pezzettino di questa breve relazione. Quando parlo di ACLI, e lo abbiamo imparato anche durante i lavori dell'Assemblea straordinaria, parlo di tutto il sistema. Così abbiamo lavorato anche in questi anni, nei quali ho guidato il coordinamento delle associazioni specifiche. Ma in modo particolare quest'anno ho lavorato a fianco ai circoli, nello sviluppo associativo. Il lavoro che ho svolto con passione in questi tre anni, insieme ai responsabili dello sviluppo associativo e dei presidenti provinciali, ha riguardato soprattutto la risoluzione dei problemi. Credo che tutti abbiamo avuto una risposta. Nelle nostre strutture di base, problemi fiscali, problemi del lavoro, della mescita, dell'interpretazione della legge, dei regolamenti interni, problemi legati anche alle varie visite ispettive o problemi legati alle tessere. La vita associativa, che sia nelle ACLI o che la si viva in un'associazione specifica, parte dal circolo. Per questo vedo il circolo come un luogo aperto, aperto al proprio paese, aperto nella comunità, aperto sulla strada, sulla piazza, essere quella fontana del villaggio alla quale tutti possono accedere per ristorarsi un po', sostare, condividere, crescere, fare esperienza comunitaria e di servizio. Anche il concetto di tessera viene vissuto come appartenenza esclusiva e questo è fuorviante. Si dovrebbe pagare una tessera per almeno due motivi. Uno, per testimoniare a tutti i valori che racchiude un'associazione per quale vale la pena spendersi, e per finanziare le iniziative e l'organizzazione affinché questa possa mantenere la propria azione sociale. Oggi la tessera è vissuta come un peso: se ce l'hai entri, se non ce l'hai non entri, se la compri puoi accedere o meno a un servizio. Pensi la tessera per la sua convenienza, valuti il costo e il rapporto ai benefici economico che ne puoi trarre. La tessera che ti fa appartenere a un club però a me non appartiene e non mi interessa. E non mi interessa nemmeno dover prima proporre la tessera e poi aprire il circolo. Prima proporre la tessera e poi dare un servizio. Tutto questo rischia di farci perdere la gioia e la bellezza di stare in questa associazione. Fa vivere i nostri volontari in apprensione e sempre impegnati a rispettare qualcosa invece che promuovere. Ci fa perdere il senso del nostro agire. Per cambiare le ACLI dobbiamo prima di tutto cambiare questo approccio alla vita associativa.
chiedo a tutti voi, chiedo a me stesso, dove è nata la vocazione di fare le api? Quale incontro, quale necessità, quale persona ci ha fatto incrociare questa strada? Ha senso percorrerla ancora? Rispondere a una vocazione è il vero motivo che ci lega, una vocazione al servizio del bene comune. Il vero senso di stare e fare le api non può che essere una restituzione, la restituzione dei talenti che abbiamo ricevuto. Luoghi di restituzione, così vedo le api oggi, che siano un bar, un luogo dove si fa un servizio, un'associazione sportiva, un'associazione che fa formazione sociopolitica, perché non sono i luoghi, le mura o come sei organizzato a fare la differenza. La differenza la fa lo spirito con il quale due o più persone decidono di restituire qualcosa che hanno avuto in abbondanza. Tornare a parlare, sviluppare ed essere presenti nei nostri luoghi di restituzione farà tornare le Api ad essere veramente un'associazione popolare e attenta alla lettura dei bisogni e poi alla formulazione di proposte politiche. Immagino Api attente alla crescita dei propri dirigenti territoriali, Api che investono su nuove modalità di fare circo e di essere circolo. Per questo immagino che si leghi l'azione politica al fare sociale. Se lottiamo per l'acqua pubblica, perché non ci facciamo promotori di fontanelle di acqua potabile? Se professiamo una finanza giusta, perché non realizziamo corsi di educazione finanziaria? Le nostre scuole non vengono incontro alle esigenze delle famiglie, perché non creare gruppi di doposcuola, corsi sulla genitorialità o come fanno alcuni circoli nelle piccole università di vita condivisa? Cose semplici ma straordinarie nello stesso tempo che ci fanno riscoprire quella progettualità autentica che da sempre le Api sanno esprimere nei loro territori. Nel rimodellare le nostre Api dovremo tenere presente che stiamo animando dei luoghi per rispondere alla nostra vocazione e restituire quello che abbiamo avuto in abbondanza perché tutti ne abbiano a sufficienza. Ora vi mando a mangiare, eh? Il voto è un tempo di libertà, un tempo nel quale si è chiamati alla responsabilità di decidere. Si è chiamati liberamente ed individualmente, tra diverse correnti di pensiero può oggi dare un miglior domani. Liberamente si può dare fiducia a chi presenta un orizzonte più ampio, a chi riesce di più a convincere rispetto alle cose da fare. Oggi siete di fronte ad una scelta importante per le Api. Ognuno di voi è entrato in congresso con un'idea. Spero che questi giorni possano aiutare a creare una coscienza critica, che possono essere di stimolo per aiutare a domandarci quali Api vogliamo, che possono essere giorni di confronto, di relazione e possano lasciare comunque segni positivi. Poi ci sarà il tempo di libertà del voto, sperando che sia veramente un tempo libero e liberante per chi si esprime. Detto questo, la priorità per chi sarà eletto è quello di tenere tutto insieme, di tenere insieme la propria compagine, ma anche chi con dignità ha perso, però senza cedere a trasformismi. Io mi impegnerò perché tutte le migliori forze dell'associazione diano un fattivo contributo al nostro futuro. Solo insieme sapremo affrontare il futuro, insieme non avremo paura del futuro. E adesso voglio concludere con una suggestione per chi pensa che magari affidare l'associazione a un 41enne sia un po' difficile. Mio padre a 41 anni aveva già 3 figlioli, aveva pagato il mutuo e se voleva poteva anche andare in pensione. Per chi, come me, ha sempre lavorato nella fragilità del sociale, che ha sempre interpretato i ruoli da mediano, in questa impresa titanica che mi vede chiedervi fiducia, tra i mulini a vento e Don Chisciotte, io vorrei essere il vento. Leggero, perché il vento è quasi invisibile, ma il vento lo senti. Lo senti scompigliarti i capelli, lo senti fischiare nelle valli. Il vento porta l'aria con la quale tutti respiriamo. È calmo il vento, ma sa essere forte e tempestoso. Fa volare le rondini il vento, fa muovere i vascelli. Ecco, vorrei essere il vento che accompagna, il vento che asciuga e consola. Vorrei essere il vento caldo e premuroso, freddo e pungente quando e quanto serve. Vorrei essere il vento per questa associazione, quasi invisibile, con passo lieve, senza ambizioni, ma capace di far muovere le migliori risorse, spingere le migliori idee verso porti sicuri. Vorrei, come il vento,
percorrere tutte le strade, accompagnare ogni percorso con la stessa leggera presenza che spinge e lascia andare.